Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar speciale organizzato dal Giardino dei Libri. Io sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, e l'ospite di questa sera sarà con noi qui in studio e sono molto molto contenta. Studioso dei meccanismi della mente, autore e conferenziere, e nel 2004 ha fondato Più che puoi, la più grande comunità di persone in Italia interessate a migliorare i propri risultati. Ha scritto il libro Il potere del cervello quantico, che è diventato un bestseller, pensate, con oltre 100.000 copie vendute. Questa sarà una serata davvero speciale perché il nostro ospite risponderà a tutte le vostre domande che potete fare utilizzando la chat nella parte destra sul vostro schermo. Bene, ora io faccio accomodare il nostro ospite ed ecco qui con noi Italo Fentivalli. Ciao Rosa. Ciao Grazie, ti abbraccio, ti bacio, Rosa, buonasera a accomodati tutti. Buonasera pure. a Grazie tutti, Italo di grazie a essere te. arrivato qui. Grazie a te Rosa, grazie a voi del Giardino dei Libri per questo invito che ho accolto molto volentieri. A me, che dire, fa molto molto piacere perché è qui con me ed è veramente un grande piacere, Italo, veramente di cuore. E sono molto felice che hai accettato il nostro invito e poi stasera dobbiamo dire veramente tanto tanto tanto, ci sono delle novità eccezionali, per cui rimanete con noi, non andate via e aspettate fino alla fine. Bene, allora Italo, io mi sono innanzitutto preparata un po' di Sì, domande sì. e vedo già che stanno arrivando tante domande dai partecipanti, però volevo iniziare io, mi sono segnata tutto bene perché non voglio sbagliarmi Ok, e va voglio essere bene. precisa nel farti queste domande. Allora, inizio con la prima? Ok. Vai, sono pronto. Si vince qualcosa se rispondi Alla tu? fine, Alla anche fine per qualcosa. Va bene, te. sono pronto. A 5 anni dal grandissimo successo del potere del cervello quantico, che ha venduto, come dicevo prima, 100.000 copie, questo qua, un numero davvero impressionante rispetto alle medie di vendita del nostro paese, e che ti posiziona decisamente al primo posto nell'area delle tematiche che affronti tu. Grazie. Ora finalmente esce l'attesissimo nuovo libro La tua mente può tutto. Hai voglia di raccontare a me e a chi ci sta ascoltando da casa, che sono veramente tantissimi, com'è nata questa idea, questo tuo nuovo libro? Che cos'è stata la tua esigenza di scriverlo e che cosa poi si differenzia dal tuo primo libro, Il potere del cervello quantico? Volentieri ti rispondo, intanto ti ringrazio per questa domanda. Vorrei fare una piccola premessa, se me lo permetti. L'ho detto a te, insomma, quando ci siamo parlati in privato, però mi piace raccontare questo piccolo aneddoto anche a chi ci segue. Ricordo tantissimi anni fa quando ricevevo questi cataloghi, no? Ed erano cataloghi del Giardino dei Libri. Ed io, insomma, come dicevo, ero un ragazzo, insomma, avrò avuto 15-16 anni. Vero. E per me fu un'illuminazione veramente, perché all'epoca, insomma, 14-15 anni era difficile trovare questo tipo di libri per chi aveva questo tipo di interessi, eppure abitavo in una grande città che era Roma. E quindi ricordo che ogni volta che arrivava questo catalogo veramente ero come nel paese dei balocchi. Quindi intanto volevo dirti che sono io che ringrazio voi per questo invito, perché per me è un momento importante, no? Ritrovarsi adesso dall'altra parte e Poi ci parlare con conosciamo da te. tanti Ci conosciamo anni, da tanti Italo. anni, quindi insomma è veramente una serata speciale e vi Grazie. ringrazio sia per questo sia perché probabilmente fra i primissimi, no? Avete Siamo stati contribuito pionieri e siete stati proprio. veramente i pionieri a contribuire a quello che io chiamo un modo diverso di vedere le cose, no? Quindi diciamo così, a lavorare sulla consapevolezza delle persone. E la consapevolezza non è una formula, la consapevolezza si costruisce strada facendo, no? E credo che una delle cose più belle, più affascinanti di questo percorso che facciamo, che chiamiamo vita, è che più vai avanti e più scopri che ci sono cose da scoprire. Più vai avanti e più scopri che in realtà quello che vedevi prima non era proprio così limpido, no? E quindi c'è sempre modo di approfondire. E da che cosa nasce l'esigenza di questo nuovo libro? Beh, intanto nasce dall'esigenza di approfondire alcuni che erano dei contenuti del potere del cervello quantico. E, a me piace l'approccio, diciamo così, multidimensionale.
Nasco più dal punto di vista, diciamo così, energetico, no? Quindi sono sempre andato a vedere un po' quelle discipline all'inizio. Poi, in un certo periodo della vita, secondo me, mi sono reso conto che c'erano concetti molto belli, ma che poco avevano a che fare con la vita che vivevo tutti i giorni. Quindi questo è il mio percorso personale, è stato questo, sono passato dall'altra parte, all'estremo razionale, alle neuroscienze. Dopodiché c'è stata la grande illuminazione della scienza, quindi ho incontrato la scienza che finalmente iniziava a validare quelli che erano dei concetti così belli, ma che all'epoca ritenevo poco vicini a ciò che vivevamo. E quindi diciamo che questa mia innata curiosità, forse ecco, l'innata curiosità a scoprire come funzioniamo, mi ha portato ad approfondire questi campi, cercando di fare la cosa che ritenevo più giusta per me prima di tutto, cioè di rendere concreti diciamo così, tutti quei bei concetti qui ero entrato in contatto. Quindi sì, dopo il potere del cervello quantico che insomma ha avuto buonissimi risultati, c'era l'esigenza sicuramente di andare più in profondità, di ricordare sicuramente che quando ci troviamo ad affrontare delle cose, l'ultima cosa che esiste è ciò che crediamo di vedere, e questo è dimostrabile proprio dal punto di vista delle neuroscienze, dal punto di vista scientifico, insomma, in modo multidisciplinare, e in più andare a toccare argomenti che nel primo libro non ho toccato, che quindi in questo libro tocchiamo anche degli aspetti di tipo energetico. Non vedo l'ora di leggerlo. Grazie. Bene, grazie a te per avermi risposto e te ne faccio subito un'altra. Volentieri. Nel potere del cervello quantico, che io ho letto, suggerivi un metodo molto efficace per raggiungere gli obiettivi, che era quello del mantra. Ora, io non ho ancora letto il tuo nuovo libro, perché esce il 4 giugno e non vedo l'ora che Grazie. Abbiamo esce. letto in 3-4 persone fino adesso. Io gliel'ho Solamente scritto in 3-4. altri 3-4, Per quindi. cui è un segreto. Non vediamo l'ora che esce, perché così tutti andiamo a vedere che cosa. Andiamo a leggere che cosa Italo ci svelerà questa volta. E infatti dicevo, ti va di svelarci qualcosa in anteprima? Anche in questo libro hai inserito un metodo che può aiutare tutti noi ad avere una bussola per orientarci nella vita di tutti i giorni, che Sì, secondo me è molto molto importante. assolutamente sì. Racconto spesso, l'ho raccontato anche nel libro, che ognuno di noi ha dei libri che l'hanno segnato, no? E a me ogni tanto chiedono: c'è un libro che ti ha cambiato la vita? Io dico, rispondo sempre sì, e di solito mi chiedono qual è il libro, e io dico il primo che ho applicato, perché tante volte, no, quello che leggiamo è molto bello, ma poi non lo applichiamo, poi non, che sembra un po' controintuitivo, ma in realtà ho scoperto che nel campo dello sviluppo del potenziale umano, a meno che non si tratti di competenze, poi facciamo fatica, no, ad applicare. Quindi l'obiettivo mio è sempre stato qualcosa, di dare qualcosa di concreto poi in mano, no? Che sia utilizzabile nella vita di tutti i giorni e che non sia anacronistico, no? Che sia insomma, usabile oggi, soprattutto ecco, in una società che va talmente veloce in cui non abbiamo tanto tempo. Quindi sì, questo nuovo metodo è un metodo pensato proprio per questo. So che dire 3 minuti può sembrare, in 3 minuti riesco, in 3 minuti di tempo attivo Riusciremo. si riesce per una serie di ragioni, ovviamente. Invito sempre i lettori a non andare all'ultimo capitolo perché non avrebbe senso, Per cui dove c'è avete svelato capito ma bene? sai perché? Perché non avrebbe lo stesso significato, perché quei 3 minuti sono produttivi se hai consapevolizzato, si dice, sì, penso, sì, se hai consapevolizzato tutto quello che viene spiegato prima, allora riesci a capire perché quei 3 minuti possono fare la differenza. È ovviamente un metodo che va a intercettare tutti gli spazi dell'essere umano e che posso dire con estrema serenità, insomma, che porta risultati visibili fin da subito. E lo dico non solo perché l'ho realizzato, ma perché l'ho usato per tanto tempo prima di poi portarlo sul libro, quindi. Bene, mi fa piacere quello che dici perché noi lettori, anch'io delle volte, per curiosità, cosa faccio? Leggo l'indice, tac, e vado subito. Esatto. Per questo libro nuovo che uscirà di Italo, La mente può tutto, non lo faremo, Non lo faremo. promesso. Benissimo, grazie della Ti promessa. faccio un'altra domanda, che questa è molto, più avanti,
dirò bene che cosa succederà il 16 giugno. Per cui il 16 giugno a Rimini farai un evento che si preannuncia già memorabile, prima ancora di essere accaduto. In questa giornata, oltre a tante sorprese che mi pare di aver capito che stai realizzando, perché io vedo e sento che tu tieni tutto nascosto, però cerco di Cerca di captare, di captare da una capire. parte e l'altra, sì. E per cui guiderai anche i partecipanti, se non sbaglio, a realizzare un metodo personalizzato, che è un po' il metodo che dicevi un po' prima del libro. E che cosa possono aspettarsi i partecipanti all'evento della giornata? Cosa Sì. Sì. puoi dire, Ti ringrazio per questa infatti? domanda perché è assolutamente importante. Si dice che c'è una cosa, no? Si dice che l'esperienza è l'insegnante più severa, no? Prima ti mostra la lezione e poi te la spiega. È un po' il concetto degli eventi, no? L'evento ti permette di far vivere delle esperienze in modo che non rimangano più qui, ma vengano impresse a livello cellulare, nel cuore, nelle cellule, nella propria energia. Allora lì non c'è più bisogno di troppe parole, quando tu l'hai vissuto. E diventa tuo automaticamente, no? Non devi neanche più pensarci. Questo mi permette di farlo, insomma, durante gli eventi e soprattutto durante questo particolare evento, perché sono sempre un po' incosciente, no? Nella vita, ma non è un'incoscienza coraggiosa per dire il superuomo, no, è proprio incoscienza proprio per dire vado. E quindi mi piace sperimentare cose nuove abbiamo definito questo evento un po' un unicorno nell'universo, insomma, di questo tipo di eventi, perché stiamo, insomma, preparando delle cose molto particolari. Assolutamente, poi durante questa giornata, proprio a partire del metodo che ci sarà nel libro, svilupperemo proprio il metodo personalizzato, quindi guiderò le persone a utilizzare quel metodo intorno alle proprie esigenze, quindi sia sì, una cosa che faremo. Bene, molto interessante. Io non vedo l'ora di essere lì Grazie Rosa, a grazie. ascoltarti con tanta attenzione. Vi aspetto. Allora, voglio anticiparti che il tuo libro, prima ancora di essere uscito, ha già battuto tutti i record di prevendita. Ho proprio controllato oggi e si preannuncia come un vero e proprio caso editoriale. Oltre alle 3.000 copie già vendute prima dell'uscita, per cui in prevendita noi abbiamo già venduto 3.000 copie e sono veramente tante. Grazie. E comunque continuano a aumentare, perché io questo dato ci ho guardato oggi, erano più di 3.000 e sicuramente se ci guardiamo ora nella nostra classifica, nelle nostre vendite, saremo anche di più. Questo fra te e te, i tuoi così. Chi vorresti ringraziare perché ti ha dato questo stimolo, questa energia, questa forza di fare il libro? A cosa hai pensato, no? Cioè, capita qualcosa che dici io voglio grazie a qualcuno, a qualcosa. Sì, sicuramente son tante le persone che dovrei ringraziare, così come tante le esperienze che ho vissuto personalmente, no? Ma devo dire che tra le persone che devo ringraziare di più sono sicuramente le persone che mi seguono, no? Persone che condividono questo tipo di approccio, no? Che sia proprio così multidimensionale. Mi è capitato più volte, ripeto, ma proprio per incoscienza pura, non per coraggio, adesso vado e faccio, no? Ma proprio per seguire il proprio istinto, ed è quello che ho fatto da un po', di toccare le cose in un modo diverso, no? Quindi di unire magari vari aspetti della persona, cioè l'aspetto puramente mentale insieme all'aspetto emozionale, insieme all'aspetto energetico. E ho scoperto che tantissime persone risuonano, no? Su questa, mi piace chiamarla così, su questa frequenza, quindi sentono questo richiamo. E devo dire che il fatto di vedere così tanto entusiasmo, il fatto di vedere così tante persone che comunque si mettono in discussione, beh, è uno stimolo veramente importante, è stato. A me capita delle volte, no? Faccio qualcosa, logicamente non al tuo livello, però dico, guardo il cielo e dico, grazie. Ti capita È anche a te? vero, sì, Hai avuto così, eh? assolutamente, assolutamente. Infatti, credo che la cosa più importante sia restare nel flusso, no? E anche in questo stato di gratitudine, no? Di riconoscimento di ciò che ci accade. Forse dico una cosa che può sembrare retorica, no? Però se dico che ringrazio tutte le esperienze, quelle belle e quelle apparentemente meno belle, forse può sembrare retorico. In realtà invece è proprio così, no? Perché ogni tipo di esperienza, se sai coglierne il messaggio, ti porta a livello superiore, no? Livello superiore che poi non vuol dire che c'è qualcuno più in alto e più in basso, no? Però al tuo personalissimo livello superiore di consapevolezza.
E quindi sì, assolutamente anche io mi sento di dire grazie a tutto quanto. Sì. Bene, io intanto ringrazio te, Grazie. e anche perché Italo, queste domande ci tenevo proprio a fartele personalmente, e poi penso che siano anche utili ai nostri ascoltatori. E vedo che stanno arrivando veramente tante domande. E prima di passare alle domande dei partecipanti, volevo un attimo ricordare che il nuovo libro di Italo, La mente può tutto, La tua mente può tutto, è in prevendita sul Giardino dei Libri. E per chi lo acquista c'è un CD audio registrato in esclusiva apposta per noi da Italo. Il titolo è Entra nel nucleo profondo della tua mente e diventa padrone del tuo destino. È un'occasione unica che hanno solo esclusivamente i clienti del Giardino dei Libri. Io per questo veramente ti ringrazio di cuore, Grazie ancora a te, grazie a voi. perché io questo l'ho sentito e l'ho visto, ho visto com'è tutto. E poi abbiamo anche la slide che potete anche vedere, la copertina del libro e la copertina del CD che diamo in omaggio. E questo grazie a te che hai fatto un omaggio a me e a tutti, quelli che acquisteranno il tuo libro. Grazie, l'ho registrato molto volentieri in esclusiva per il Giardino dei Libri, proprio perché c'è questa storia che ci accomuna, no? Quindi è stato per, Bene, insomma, fatto anche con emozione, quindi come sono grazie. emozionata io stasera. Grazie, lo so. Allora, iniziamo un po' con le domande. Io adesso ho qui il mio computer, abbiamo fatto delle selezioni già e ne sono arrivate tante, cerchiamo di accontentare tutti. Daniela domanda: Italo, qual è il messaggio più importante che volevi trasmettere con questo libro? Una domanda interessante, Daniela, ovviamente è una domanda che insomma metaforicamente penso che rivolgano moltissime persone. Dire la tua mente può tutto può sembrare un'esagerazione, no? E in realtà il messaggio che voglio passare è proprio questo, che ogni persona può veramente ogni cosa. Abbiamo un concetto che va verso l'illusione del nostro io, no? E quando diciamo io, solitamente, no? Pensiamo io a questa forma, a questa, in realtà ci rivolgiamo non alla nostra essenza, ma alla nostra sovrastruttura. Qualsiasi cosa facciamo, la facciamo in automatico, senza accorgercene. E il segreto è proprio entrare in quell'automatismo, infatti il sottotitolo del libro è Scopri il codice segreto della mente, no? Entrare in quell'automatismo e liberarlo da dentro. E una volta che riconosci questo meccanismo che è interno, allora liberi risorse che sono in realtà in altri momenti impegnati a tenere sotto controllo, ad andare in automatico. E credo che forse un messaggio importante che da passare è questo, che non c'è niente da creare, che non c'è niente da realizzare, c'è solamente da far emergere qualcosa che è già lì, che è a disposizione, ma che in questo momento è tappato. Bene, grazie. Lucia chiede: se la mente può tutto, come possono realizzare i miei sogni e vederli concretamente? Come posso realizzare i miei sogni e vederli concretamente? Da Lucia. Bene. Come posso fare? Prendendo il controllo di tutto ciò che è automatico. Abbiamo questa illusione che intorno a noi accadano delle cose, che ci siano delle persone, che ci siano. So che forse è un concetto un po' spinto detto in questo momento, ma ti assicuro che non c'è nulla di più falso. Intorno a noi non succedono cose vere così come le immaginiamo noi. È veramente tutta una rappresentazione assolutamente simbolica, metaforica di qualcosa che abbiamo dentro. Quindi questo è un passo importante. Se già riusciamo a spostare il focus da fuori a dentro, già abbiamo fatto buona parte dell'opera, no? Perché non cerchiamo più di cambiare qualcosa sul quale non abbiamo potere, cioè cambiare qualcosa che sta lì fuori non hai potere. Però se sai e lo sai con sicurezza, e mi sento di dirlo con estrema sicurezza, perché nel libro, stasera ovviamente non è il caso, però insomma nel libro riporto tantissimi esperimenti che vanno dalle neuroscienze alla nuova biologia, insomma c'è veramente pane anche per la parte razionale, questo mi piace fare, no? Se riesci a capire che non esiste niente fuori, ma esiste tutto dentro di te, allora riesci a cambiarlo da dentro. Però lo devi portare a livello di esperienza, lo devi comprendere dal profondo. Per questo dico, se apri il libro e leggi l'ultima pagina,
poco fai. Devi portare le esperienze una a una a comprendere il motivo per il quale stai ottenendo un determinato tipo di risultati. Questo vale a qualsiasi livello, eh. E il pubblico che solitamente mi segue è un pubblico sempre molto variegato. Io son felice di questa cosa, perché c'è l'imprenditore, c'è la casalinga, c'è lo sportivo, c'è veramente qualsiasi tipo di persona. A me questa cosa piace veramente tantissimo, perché le dinamiche sono le stesse, cioè scoprire che c'è qualcosa dentro di noi, che è quel qualcosa dentro che provoca ciò che è fuori, beh, questo ti cambia assolutamente il paradigma e soprattutto ti mette in mano il potere, no, tra virgolette, di modificare le cose. Interessantissimo, veramente. Grazie. Io sono qui e che sono incantata dalle risposte tue, Italo, e sicuramente anche tutte le persone che ti fanno domande, che rispondi veramente in maniera eccellente. Grazie. Sono incantata. Allora, proseguiamo. Abbiamo Monica. Italo, ti volevo solo dire grazie, perché mi hai aiutata in un momento molto difficile della mia vita. Monica, sono io che ringrazio a te, sia per aver dimostrato con il tuo esempio che è possibile, adesso non sono nello specifico, ma anche per aver dedicato del tempo per scrivermi questa cosa, quindi a te la mia gratitudine. Fa sempre piacere sapere che possiamo aiutare delle persone, queste persone ci dicono grazie, perché è importante. Anche solo per aver investito del tempo a scriverlo. A scrivere, una chat, sì. È una cosa che non apprezzo. È vero. Giuseppe domanda: cosa significa che la mente può tutto? So che è un concetto che non è così semplice da comprendere, no? Io dico che siamo nel campo delle infinite possibilità, e non lo dico a livello filosofico, cioè non è pura filosofia, non è un concetto, siamo veramente nel campo delle infinite possibilità. Ogni secondo sono disponibili infiniti futuri, no? Questo è sperimentabile da chiunque, cioè io adesso sono qui che parlo con te, potrei alzarmi, potrei alzare la mano, potrei fare infinite cose, credo che su questo insomma siano d'accordo tutti, ognuno di noi può fare infinite cose. Perché non abbiamo mai la percezione di questi infiniti futuri? Perché c'è questo codice che funge da imbuto e quindi non ci permette di vedere tutte le possibilità che ci sono. E quindi noi pensiamo, pensiamo che stia accadendo qualcosa, pensiamo di poter ottenere quel tipo di risultato e ne vediamo il riflesso, no? Quindi quando lo vediamo diciamo: vedi che ho ragione, no, in realtà sta accadendo perché tu lo stavi pensando sotto determinati sotto i livelli, no? Sotto i vari livelli, livello mentale e livello emozionale. La tua mente può tutto significa proprio questo, che se riesci ad intercettare quello spazio entri in questo campo di veramente di infinite possibilità, dove è possibile ogni cosa. So che non è facile, c'è un esperimento, non è facile comprenderlo per la mente, infatti per arrivare in questo spazio bisogna lasciare la mente, però nel libro ovviamente che va seguito passo per passo, guido, no? In modo da poter lasciare andare la mente. C'è un esperimento mentale che mi è venuto adesso in mente, proprio per far comprendere come la mente non riesca a comprendere certi concetti, ed è l'esperimento mentale dell'albergo infinito, no? E l'ha fatto questo psicologo, credo, e parla proprio di questo albergo. Dice: c'è un albergo con infinite stanze, la prima stanza si chiama al numero 1, la seconda al numero 2, la terza al numero 3. Che numero ha l'ultima stanza? L'ultima stanza non esiste. Non esiste. Perché è infinita. Esatto. Però la nostra mente fa fatica anche a concepirlo. Però se ci arriviamo tramite la consapevolezza riusciamo non solo ad intercettarlo, ma anche ad entrare in questo campo dove semplicemente è possibile ogni cosa. Ce la possiamo fare sempre. Assolutamente. Bene. Elena domanda: perché hai intrapreso questo percorso di vita? Cosa ti ha spinto? La voglia di crescere? Di conseguenza? Di conoscenza o qualcosa a livello personale? Qui sono più domande. Sì, no, ma è chiarissima, grazie Elena per questa domanda. Cosa mi ha spinto? In realtà una curiosità innata, io credo, anzi, ho una curiosità innata, mi piace definirla, di sapere come funzioniamo. E quindi fin da piccolo, mi ricordo veramente fin da piccolo,
facevo, anzi mi ricordo da piccolino, 9-10 anni, facevo gli esperimenti di ipnosi a casa con mia sorella. Quindi Povera c'era, sorella. sì, povera sorella, ogni tanto me lo rinfaccio, quando mi ipnotizzavi a 10 anni, ovviamente con quelle poche informazioni che avevo, però ecco, c'è stata proprio sempre questa mia innata curiosità, ognuno di noi ha una curiosità innata o un talento innato per qualcosa, insomma, la mia curiosità è questa. Come dico, poi a volte vado in panne magari per qualcos'altro, cioè se perde il rubinetto a casa non so dove andare a guardare, però so che nel campo delle infinite possibilità c'è anche C'è anche quello, c'è quella. anche quello. Però diciamo che ecco, c'è stata questa, intanto questa curiosità è nata da sempre e poi il percorso della mia vita mi ha portato a svilupparla sempre di più. Sono entrato in aeronautica militare a 19 anni di carriera, ho fatto la carriera militare fino a rivestire il grado di maresciallo. Però mi ci sono trovato per caso, a causa di alcune condizioni di vita. Ho sempre cercato di fare altro per uscire da quella condizione che per me non era, non sono un militare, insomma, obiettivamente non sono un militare. Fino a che ho mollato la presa, dopo aver tentato altre attività, ho detto basta, rimango in aeronautica militare, ma nel tempo libero quantomeno faccio quello che mi Quello che ti piace. E piace. quindi diedi vita a questo blog in cui iniziai a scrivere i miei pensieri, le mie riflessioni, e da lì è venuto tutto Tutto nel su. assolutamente nel flusso. Questo non significa che io non abbia investito del tempo, che non abbia fatto delle notti insonni, ovviamente, perché c'è sempre questo piccolo misunderstanding, no? Quando dici nel flusso sembra che non hai fatto niente, no. Però è come se invece di correre io incontro la vita, è la vita che ha iniziato a correre incontro a me. Quindi, Che bello, sì. Quando bello. fai, ecco, quando fai quel qualcosa che senti dentro, le condizioni poi fuori si Tutto sistemano in fluisce, modo di, sì. Tutto assolutamente. diciamo, si incanala in maniera che tutto diventa perfetto. Con Esattamente. sacrificio, Ma logicamente, perché non è che ovviamente, tutto arriva nel senso puro per. del termine, no? Sacrificio viene, no? Da sacrum facere, fare qualcosa di sacro. E quindi per me questo era qualcosa di sacro, nonché la mia passione. A volte faccio fatica a capire quando sto lavorando e quando no, perché quando non lavoro faccio più o meno le stesse cose che faccio quando lavoro. Qualcuno penserà come sei noioso. No, in realtà, cioè, mi interessano questi argomenti. La sera quando vado a letto mi leggo il mio libro, mi faccio i miei corsi, insomma, Certo. è proprio una passione E con la innata, passione quella arriva cosa che hai tutto. dentro e ti fa vibrare, quindi Sì, ti batte proprio. esattamente, E poi vi esattamente. assicuro che ha un'energia, boom, io la sento, cioè proprio Grazie, mi sei arriva carinissima. proprio. E allora, questa è una domanda carina da Marco. Sarò al tuo evento del 16 giugno. Sarà possibile avere un tuo autografo sulla mia copia del libro? Ci terrei tantissimo. Marco, intanto io ti ringrazio perché questa è una cosa bellissima anche per me, assolutamente sì. È mio solito quando finiamo gli eventi restare fino a che non va via l'ultima persona dal palazzetto, quindi anche questa volta sarà così, alla fine mi fermerò finché non se ne va via l'ultima persona, è una promessa. Che bello, bene, bene, sono contenta, perché sicuramente anche a me mi avevano già fatto questa domanda alcune persone che mi sono venuti a trovare l'altro giorno in ufficio pensando che il tuo libro l'avevamo già, e ho detto no, ancora esce a Carino. giugno. E mi ha detto, ma dopo firma, sei sicura? Mi diceva, sei Mi sicura Rosa fermo. che firma? Io sì, firma, firma, non ti A volte preoccupare. ti dico questo backstage, Alcuni no? vogliono anche le dediche, te lo dico Sì, già. ma io non faccio raramente, non faccio mai solo le firme, scrivo sempre con la dedica. Ok. E a volte qualcuno mi dice: ma non sei stanco? E io dico: ma come faccio a essere stanco davanti a una cosa così bella? Cioè, Sì, il non è possibile. flusso Quindi, di insomma, persone che sì, vengono, esatto, insomma, che. sono stanche magari le persone che devono fare un po' di fila, io sono grato per le persone che fanno la fila, quindi sicuramente sì, è una promessa, rimango lì. Bene, promessa con dedica. Promessa con dedica. E Sonia domanda, ascoltare ciò che dici appare tutto semplice. Ma possiamo riuscire a vincere le resistenze della nostra mente? Sì, Sonia, se non fosse possibile non sarei qui, ovviamente. Il discorso fondamentale è l'essere consapevoli da dove nascono, no? Queste resistenze. A volte facciamo degli sforzi e ci sembra tutto innaturale, no? Ma è semplicemente perché guardiamo nel posto sbagliato. E quindi c'è proprio questo esperimento chiave di cui parlo nel libro e di cui parlerò anche all'evento, che ha dimostrato, è un esperimento scientifico, no? Di neuroscienze, che ha dimostrato proprio che nel momento in cui noi prendiamo una decisione,
nel momento in cui noi effettuiamo una scelta, quella scelta è stata presa alcuni secondi prima, 7 secondi prima per la precisione. E se ci pensi è una cosa da una parte allarmante, perché dici, come è possibile? Cioè, sto facendo questo movimento e l'ho deciso in qualche modo alcuni secondi fa. Ebbene sì, perché entra in atto proprio questo codice. E allora noi a volte che facciamo? Spingiamo e continuiamo ad apprendere competenze, che va benissimo, bisogna apprendere competenze, no? Però se bastassero le competenze per ottenere risultati saremmo tutti bravi, insomma, no? Però persone con le stesse competenze hanno risultati diversi. Se bastasse una dieta per dimagrire, però alcuni con la stessa dieta dimagriscono, alcuni no. Insomma, questo vale in qualsiasi campo. Proprio perché? Perché usando solo quella che è la determinazione, quella che è la forza di volontà, non facciamo altro che andare contro una decisione che è già stata presa. E se è già stata presa e chi l'ha presa è molto più forte di te, devi spingere, devi spingere parecchio, e non sempre ce la fai. E quando ce la fai spesso ti fai anche male, perché vivi una vita di lotta. Una volta una persona, un mio caro amico, no, gli fece una domanda, una di quelle persone insomma che ho ritenuto nel tempo uno dei miei riferimenti, gli chiesi questa cosa, no, ma bisogna spingere, non spingere? Lui mi disse, dipende se vuoi uscire tutti i giorni da casa con le pistole. E questa mi rimase impressa, questa cosa, no? Non credo che perdere la qualità della vita, no, sia una cosa bella per nessuno. Visto che i risultati si possono raggiungere in altro modo. Sembra tutto semplice, è vero, ma non semplicistico. È semplice, ma non semplicistico. Se sai dove guardare e se lavori al punto giusto, diventa semplice. Così come tutte le cose che abbiamo imparato, no? La matematica è difficilissima, poi quando ci hanno insegnato abbiamo imparato insomma, tutto lì. Bene. Paolo domanda: quando dici che tutto viene da dentro, a cosa ti riferisci precisamente? Paolo, a cosa mi riferisco precisamente? Mi riferisco al fatto che su vari livelli ciò che ti trovi ad affrontare l'hai in qualche modo proiettato tu. E dico in qualche modo perché da una parte non voglio spingermi su argomenti che ora sarebbero troppo spinti, no? in questi momenti. Però ecco, faccio un esempio. Nel libro racconto questa storia, no? Questa storia di due venditori che vengono mandati in Africa per le due rispettive aziende, e per vedere se potevano aprire un'azienda lì, no? Queste erano aziende che producevano scarpe, e tutti e due questi venditori arrivano. Il giorno dopo uno chiama e dice no, guarda, qui le scarpe non le usa nessuno, sarebbe un pessimo investimento, no? Il secondo, lo stesso, chiama e dice guarda, qui non ce l'ha nessuno, ne venderemo tantissime. E allora, opportunità o blocco, chi lo sta creando? Lo stai creando tu in qualche modo, con il tuo filtro, con il filtro della percezione che hai degli eventi. E la percezione spesso viene intesa come un fattore passivo, invece è un fattore assolutamente attivo, perché a seconda della tua percezione crei una risposta in quella direzione. E quando crei una risposta in quella direzione, tutto ciò che è intorno, per alcuni principi, tende a confermare quello che avevi dentro. Quindi è una vera e propria proiezione. Io lo porto veramente all'estremo, e quindi so che non è facile quasi al momento comprenderlo, ma veramente credetemi se dico che tutto ciò che è di fuori non c'è, è tutto dentro di noi, è proprio un riflesso. Sì. Condivido. Adele domanda: nel prossimo live del 16 giugno si riprendono anche punti visti nel live del cervello quantico, o è tutto nuovo? Lo chiedo perché vengo con persone che non hanno mai assistito agli scorsi e vorrei sapere se avranno un po' più di infarinatura anche di questi argomenti. Assolutamente è prevista infarinatura generale, proprio per portare, ma proprio per il discorso che saremo più di 2000 persone, e come ho detto è sempre un pubblico molto variegato. So che ci sarà chi magari è dentro da un pochino e chi invece magari per le prime volte, ecco, magari accompagnata, che accompagna delle persone, quindi assolutamente ci sarà per tutti la possibilità di seguire tutto, anche per chi si avvicina alle prime volte. Ovviamente poi ci sarà possibilità di approfondimento tramite il libro, però lo possono assolutamente seguire tutti. E approfitto per dare una risposta a una domanda che ogni tanto ho sentito: bisogna aver letto il libro per venire?
è meglio, ma non è. Non lo è, stavo facendo adesso. l'ho letta qui, l'ho letta. C'era. No, necessario no. Siccome lo ordinerete tramite il giardino dei libri e quindi arriverà prima, sarebbe bello che lo leggesse. Insomma, è sicuramente anche questo lo dimostra, no? Cioè, un evento, vai a un corso, un evento come il nostro, più di 2000 persone, 2000 persone escono di lì, ognuno ha visto una cosa diversa, eppure io ero uno, perché ognuno lo filtra a secondo della propria esperienza, no? Quindi l'idea è: venite, se lo leggete vedrete delle cose in più, tutto qui. Se non l'avete letto ci sarà l'infarinatura per tutti, non c'è problema. Bene. Allora, passiamo a Elena. Il nuovo libro è scritto avendo come base lo studio scientifico o le esperienze personali? In quanto tempo hai capito di aver cambiato la prospettiva sulle cose esterne a te? È una bella domanda. Intanto come è scritto, non credo che si possano separare le cose, soprattutto perché non scrivo e non dico mai cose che io non abbia sperimentato personalmente, no? E quindi c'è assolutamente la parte scientifica, ma che poi ruota anche intorno a quelle che sono le mie esperienze personali, anche perché poi la validità di teorie eccetera eccetera, insomma, è solo nei risultati che producono. E quindi se io non avessi sperimentato in prima persona non potrei parlare di qualcosa che ho solo sentito o che magari è dimostrabile solo attraverso un esperimento. Quindi assolutamente le due cose coincidono, e anzi do questa piccola chicca: probabilmente coincidono molto più di quanto riusciate a immaginare in questo momento. Sono sicuro che poi leggendo il libro lo scoprirete. La seconda parte qual era, che mi sono dimenticato, perdonami. In quanto tempo hai capito di aver cambiato la prospettiva sulle cose esterne a te? Questa è una risposta non semplice da dare, nel senso che non è un processo, cioè non c'è un interruttore 1-0. A volte dico questo, che mi sveglio la mattina e penso non sono più lo stesso uomo di ieri. Perché quando lavori sulla tua evoluzione personale, quando lavori su te stesso, riesci a vedere cose che fino a ieri non vedevi. E quindi se mi dici quando ho cambiato la prospettiva, ti dico 20 anni fa, però ti direi una cosa non veritiera, perché potrei dirti la scorsa settimana e sarebbe uguale. Insomma, cioè ogni volta, diciamo. Assolutamente, va ancora più in profondità, riesci a scoprire i collegamenti che ci sono fra le cose, riesci a comprendere il modo in cui tu stesso provochi le situazioni, no? E i risultati che stai ottenendo. E quindi più vai avanti e più c'è una consapevolezza netta, sempre più forte, sempre più decisa, che è così, punto e basta, da non metterlo più in discussione. Bene, grazie mille Italo. Grazie. Allora, Rosalba domanda: come si vince la paura del nuovo, del cambiamento? Questa è una domanda interessante, perché è proprio una di quelle che riguarda poi quello che io chiamo lo spazio emozionale, no? Intanto iniziamo a parlare della paura. Che cos'è la paura? Spesso è vista come un fattore negativo, no? La paura in realtà non è un fattore, è un messaggio, un messaggero, la paura, no? Che ci sta indicando che c'è qualcosa che non va, sì, da andare a vedere meglio, insomma. Diventa negativo quando diventa bloccante, no? E quindi intanto definiamo i termini, i confini di questa emozione, no? Di questa paura. Non è più qualcosa di negativo, ma è un messaggio. E allora quando vai a leggere quel messaggio puoi scoprire cosa ha da dirti in questo momento. La paura è nata a scopi evoluzionistici, ovviamente, no? Cioè, se non avessi paura di buttarti da un burrone, sarebbe una cosa piuttosto grave. Quindi se arrivi davanti a un burrone e hai paura, non credo che sia bloccante, cioè è bloccante nel modo giusto, insomma. Sì. Quindi riconoscerlo. E la paura del nuovo, bisognerebbe andare in profondità, no? Su questa domanda, perché noi tutti siamo abituati a stare nel nostro orticello, no? Sai che nel gergo si dice nella nostra zona di comfort. Io mi ricordo sempre un'esperienza di quando lavoravo in aeronautica, e una volta un aereo cadde, perché andarono a fuoco, io lavoravo sui tornado, e andarono a fuoco tutti e due i motori. Fortunatamente questi velivoli hanno un seggiolino eiettabile, no? Quindi possono i piloti eiettarsi, sì. E quindi scendere con il paracadute. Conoscevo molto bene il pilota,
e parlammo alcuni giorni dopo e lui mi disse: tu non ci crederai, Italo, ma io dagli specchietti vedevo i due motori a fuoco, c'avevo questa mano sulla maniglia, ma non avevo il coraggio di Di tirarla, tirarla. perché comunque lì dentro ero nel mio ambiente, ero nella mia casa, anche se stavo andando a fuoco. Quindi pensate quanto è bloccante questa paura. Finalmente poi alla fine ovviamente ha avuto il coraggio, l'ha tirata ed è stato catapultato. Però è proprio bloccante in questo modo. Il segreto, se possiamo dirlo così, è proprio andare a vedere qual è il messaggio di questa paura. Raramente è paura di quello che vai ad affrontare, ma di qualche emozione interna, magari paura del fallimento, magari paura del giudizio, magari paura del successo, è un'altra delle paure, insomma. Quindi se vai a fondo e vai a scavare su questa paura, vai a scoprire. C'è una tecnica, si chiama tecnica, adesso mi sta tornando in mente, è una tecnica molto semplice, no? Qual è la tecnica dei 5 perché, no? E mi ricordo che anni fa, insomma, con uno dei miei figli feci proprio questa cosa, no? Paura del buio, dicevo, paura del buio, è una paura un po' irrazionale, ma per i bambini è una paura importante. Quindi con questa piccola tecnica dei 5 perché, no? Vai a scavare e a trovare qual è il vero motivo di quella paura, no? Quindi hai paura del buio perché non vedi niente. E se non vedi niente, che succede? Succede che sento le voci. Se senti le voci, che succede? Che arrivano i mostri. Ecco, allora la paura non era del buio, la paura era dei mostri. E allora, se sai che la paura è dei mostri, vai a lavorare Su su quello quello, non sulla paura del buio, che che è un po' è che è un po' una generale copertura. così. Quindi sì, andare a fondo, sicuramente scoprire qual è il motivo di questa paura. Vedrai che quando la scopri, in realtà poi si scioglie da sola. Per cui dobbiamo scoprire le nostre paure per far sì che poi si sciolgano. Sì, mi piace questa cosa che hai detto, scoprire le nostre paure, perché spesso invece facciamo così, no? Cioè, Esatto, invece andiamo dobbiamo avanti e scoprirle. invece scoprirle, andare avanti, anzi, quando succede qualcosa che ci provoca un blocco, restare proprio lì, fermarsi e dire: Cosa devo fare? ok, cosa devi dirmi? Cosa devi dirmi? A volte mi dicono: come fai a sapere la risposta? Intanto fermati e di questa cosa, cosa hai da dirmi? La risposta arriva, la risposta Anche arriva. perché dobbiamo essere calmi quando succede questo, perché noi vogliamo sempre aver tutto subito, no? Invece quando succede questo dobbiamo un attimo centrarci e scoprire veramente per poter fare qualcosa di... Esattamente, anche perché se non lo fai, sai che cosa succede? Che in quel momento la elimini, quindi tu vai Poi avanti. ti torna. Non è un'idea, è una legge. Sì. È una legge, non c'è niente da fare. Fin quando non ti fermi, l'ascolti e la rielabori, quindi la fai emergere, la rielabori, tu stai tranquillo che ti risuccede nello stesso identico modo. La vita ti ripresenta le stesse identiche situazioni a livello di dinamica, perché tu sei ancora lì. Tu L'hai sei ancora lì, non superata. hai superato, e quindi hai fatto così, sei andata avanti, ti sembra di averla superata, perché L'hai mandata in via realtà l'hai messa solo praticamente, da sì. parte, ma non l'hai elaborata. E succede una cosa meravigliosa invece: quando tu l'ascolti e riesci ad elaborarla, non torni più lì, cioè vai da Sì. un'altra parte totalmente. Questo non significa assenza di problemi, come dico spesso, no? Però stai da un'altra parte, cioè quel tipo di situazioni non ti arrivano più, non ti arrivano Bene. più. Ottimo. Allora, vediamo un po' queste domande. Allora, Rosalba domanda, no, Rosalba è Nicoletta. Come si fa? Ecco, questa è una domanda che ne abbiamo ricevute veramente tante. Io direi adesso di mettere anche la slide. Nicoletta e tante altre persone domandano: come si fa a partecipare al live di Giugno a Rimini? Voglio portare il mio fidanzato. Dici che è una buona idea venire insieme? Allora, prima che ti faccio parlare, Italo, diciamo un attimo a Nicoletta e a tutte le altre persone che abbiamo messo la slide, che intanto io dopo vi spiegherò bene, però intanto se volete leggere la slide potete avere tutte le informazioni per quanto riguarda il live del 16 giugno. Dopo ne parliamo assieme. Intanto facciamo, se vuoi, ti faccio rispondere Sì, al fatto voglio portare il mio fidanzato. Tu dici che è una buona idea venire insieme. Nicoletta, non solo una buona idea, ma è un'ottima idea, perché due persone che condividono ovviamente, no, lo stesso percorso di vita, se iniziano a vedere cose diverse, potrebbe provocare un piccolo problema, no? Perché pur dinanzi alle stesse situazioni potrebbero vedere cose diverse, quando invece siamo sulla stessa lunghezza d'onda, riusciamo a incontrarci su livelli che vanno ben oltre quello razionale, quindi direi
direi che è assolutamente una buona idea, sì. Sì, su questo che dici sono molto d'accordo, perché secondo me due persone che stanno assieme e vanno proprio sui livelli, no? Che seguono lo stesso percorso è proprio illuminante anche per la coppia. Assolutamente, assolutamente, e porta a un livello evolutivo proprio anche nella qualità della relazione, no? Sì. Perché riesci a percepire non solo quella sovrastruttura che hai davanti, no? Perché quando diciamo io e lei ci rivolgiamo a due personaggi, no? In realtà non a ciò che sono veramente. E facendo insieme questo tipo di percorso ci si inizia a riconoscere sempre su livelli più, viene da dire sottili, ma Sottili, sottili, sì, più su livelli sì, diversi, no? A diversi. livello animico, ci si riconosce su altri livelli, si osservano le stesse cose e quindi il rapporto È più ovviamente puro, più è più bello, puro, c'è più c'è amore. più amore. Più amore e più amore inteso nel vero senso Sì, dell'amore, no? Anche perché noi scambiamo spesso l'amore, quando diciamo l'amore, spesso siamo ben lontani da cosa sia l'amore, no? Scambiamo l'amore per possesso, scambiamo l'amore esatto. per riempire Invece è un buchi, amore no? Lo amo incondizionato. perché mi fa stare bene, allora ti ami a te, non ami a Esatto. te. Insomma, cioè è una cosa diversa. È chiaro che se una persona è consapevole di questi concetti e una no, si C'è un possono creare problema. delle frizioni, quindi assolutamente, assolutamente gruppi di persone. Insomma, noi abbiamo anche famiglie intere che Che vengono, quindi vengono sì. anche con i bambini. Anche con i Poi tra bambini. l'altro nel live C'è la zona bimbi, c'è la zona assolutamente. bimbi, molto molto interessante, con animatori professionisti, per cui chi ha i bimbi e vuole partecipare possono venire tranquillamente e Assolutamente. possono seguire il live con tutta tranquillità, perché ci sono degli ottimi animatori che fanno giocare i vostri bimbi, eccetera, fino Sì, a 12 anni adesso. mi sembra, Bravissima, stavo dicendo, non ricordo la fino perfezione, a ma mi sembra 12 fino ai anni. 12 anni c'è proprio un'area bimbi Sì. attrezzata, quindi chi vuole resta Ma lì, che dai bello 12 anni in su. questo! È bellissimo, perché sai che molti seminari che io ho fatto in passato, io adesso non ho figli, però molti miei amici che Avevano queste venivano problematiche, e avevano i certo. bambini non sapevano come fare, per cui o rinunciavano, Certo. oppure avevano il bimbo che si stufava, che magari È invece con chiaro. l'area No, noi bimbi diciamo da siete 12 stati anni in su, bravissimi a organizzare questa cosa, grazie, merito veramente. del team di più che poi, Complimenti, che è complimenti al team. spettacolare, spettacolare, quindi grazie a Oltretutto tutti. quello che poi hanno fatto e stanno facendo Sì, per far sì. sì che questa giornata sarà meravigliosa. E allora, vediamo un attimo. Maria Chiara domanda: segui ancora telegiornali? Se sì, come riesci a non fartene influenzare? Cioè, perché non influenzano negativamente la tua proiezione? Questa è anche un'ottima domanda. Chi ha fatto gli altri live, il potere del cervello quantico, quando facevo il potere del cervello quantico live, sa cosa ne penso e faccio vivere in aula l'esperienza proprio di come cala l'energia. Non ho seguito telegiornali, credo non lo so, per 10 anni, forse una cosa del genere. Adesso ogni tanto mi capita di vedere qualcosa, ovviamente non giro appositamente, però se sta No. lì. Se sta lì magari capita che lo guardi. Perché? Perché adesso ho la capacità di non farmi influenzare, perché adesso ho la capacità di scindere, perché adesso ho la capacità di rendermi conto, no, di quello che sto ascoltando. Quindi è semplicemente una capacità che acquisisci con il tempo. Non sono, ovviamente non ho l'orologio per dire adesso alle 8 c'è il telegiornale nella maniera più assoluta, però se capita sta lì, c'è stato un periodo che mi dava proprio fastidio, ma se capita e sta lì mi. La differenza la facciamo sempre noi, non è mai qualcosa di esterno, Esatto. però chiaramente fin quando non hai una presenza forte interna, devi badare anche alle pressioni esterne, quindi sì. E poi quando c'è qualcosa che magari ti dà fastidio così, riesci anche a far scivolare, cioè. Assolutamente. Come dicevo, chi ha fatto il cervello quantico live sa che la domenica mattina facciamo tutti insieme un bel risveglio, in cui vediamo la differenza tra un risveglio con telegiornale e un altro tipo di risveglio. E quello è proprio, mi dà la possibilità di farlo in aula, insomma, farlo durante un evento, di farlo percepire l'esperienza, no? L'insegnante è più severo. E quindi una volta che provi certe cose non c'è bisogno che io te lo dica, di non guardare quelle cose, lo capisci da solo. Poi quando arrivi a un certo livello di consapevolezza di padronanza, no? Tua interiore, del tuo sistema interiore, sta lì, è una cosa che sta lì, tutto qui. Allora, Monica, come facciamo a sapere qual è la cosa giusta da fare quando ne hai più di una? Poi scegli e scopri che non era la scelta giusta. Come si può?
Intanto la risposta, Monica, a questa domanda è scelta giusta o non giusta rispetto a cosa? Nel mio modo di vedere le cose, le scelte sono sempre giuste. Dico spesso che non sempre ci accade ciò che vogliamo, ma ci accade sempre ciò di cui abbiamo bisogno, no? E quindi qualsiasi scelta è sempre quella giusta perché ti fornisce un'esperienza. È chiaro che. È chiaro che risponderti a questa domanda, come facciamo a sapere se quella è la scelta giusta, è come se ci fosse un'altra volta un interruttore on-off, sarebbe insomma piuttosto poco serio, no, da parte mia. E dovremmo andare a vedere cosa è giusto e cosa non è giusto per te, cosa ti senti o cosa non ti senti di fare. È giusto ciò che ti fa sentire bene, è giusto ciò che ti fa sentire a tuo agio, è giusto ciò che ti fa vibrare, anche se questo va contro le regole che ci guidano, le comuni regole del buon senso. Ma una volta che hai fatto la scelta giusta, ecco, voglio farti questo esempio che mi è venuto in mente, no? Quando ad un certo punto io lasciai l'aeronautica militare perché decisi di seguire questo mio grande sogno, no? E quindi tu pensa, è un posto fisso dove sei, devo dire la verità, anche piuttosto ben pagato, dove non è che proprio facessi tutta questa fatica. E quindi è stato un momento importante, no, della mia vita, decidere che Che fare, fare? me la vedo da solo o sto qui tranquillo. Ho fatto la scelta con la consapevolezza che in ogni caso sarebbe stata la scelta giusta perché era quello che volevo in quel momento. Poi fortunatamente le cose sono andate Che come ci sono vuole di coraggio, no? andate. Seguire Assolutamente, questo? coraggio, istinto, curiosità. A volte, sai, il salto dalla paura al coraggio è molto grande, no? E quindi mi rendo conto che di una persona devi avere coraggio, dici, ok, io ho paura, come faccio? Certamente. E quindi me ne rendo conto. Però la curiosità ci può riuscire, no? È uno scalino intermedio, no? La curiosità di vedere cosa succede? Restando sempre consapevole che tu vivi le conseguenze delle tue scelte. Questo è stato un altro punto fondamentale della mia vita, no? Mi sono ritrovato a un certo punto della mia vita proprio in aeronautica militare, dopo una serie di vicissitudini che non sto qui a raccontare. Insomma, mi sono ritrovato in un posto che non era mio, a fare una cosa che non era mia, e per aver seguito consigli e modi di fare di persone che mi volevano bene, che quindi neanche l'hanno fatta apposta, voglio dire. Però mi sono ritrovato a vivere conseguenze di scelte che non avevo fatto io. E non erano belle, perché fare una cosa che non ti piace, farlo tutti i giorni e star lì con l'orologio ogni 5 minuti, che ora sono, ti assicuro che farlo 10-15 anni è pesante, forte, no? E quindi fu proprio in quel momento che dissi dentro di me, a sbagliare sono capace anche da solo, quindi scelgo Si io. prova. Sì, non è detto che poi becchi sempre dritte, ma in realtà sono sempre dritte, perché se non è proprio quella cosa lì, è qualcosa che ti serve per tirar fuori una parte di te, quindi nel mio modo di vedere sono sempre scelte giuste. E poi, Italo, è una domanda così al volo, è importante anche seguire un po' l'intuito, no? Che ti arriva, seguiamolo. E magari alcuni l'abbandonano perché appunto hanno questa paura, io sto lì, sto bene, ma non mi piace, però il mio Esatto, la mia comfort. casetta. Il problema di questo, io dico sempre, ognuno è libero di fare le scelte, ovviamente è giusto che faccia scelte che Certo. ritiene più opportune, no? Nel mio modo di vedere questa roba, questa cosa che noi chiamiamo vita, è una cosa così preziosa che se ci pensi ti fa venire i brividi, no? Solo a pensarla. È la nostra esperienza, cioè possiamo starla a sprecare lì ci sono due modi di vivere, no? Lo dice anche Jim Carrey in un bellissimo intervento che ha fatto alla Marishi University, no? Sì. Lui dice che ci sono due modi di vivere, in base alla paura e in base all'amore. E racconta la storia del padre, che poteva essere un grandissimo comico, e invece fece una scelta conservativa, no? E quindi decise di prendere un posto come ragioniere. E però dopo qualche anno fu lasciato a casa da questo posto e quindi loro vissero la fame, no? E lui chiude questo intervento dicendo: si può fallire anche in ciò in cui che non ti piace, tanto vale provare a fare Che ciò che va, ami, no? E questa esatto, è una è la lezione cosa bellissima, bellissima. secondo me. Sì. Bene. Quante belle cose che ci stai trasmettendo, Grazie, grazie mille. veramente. Passiamo a Sabrina. Ciao Italo, dopo i tuoi live, tutto è più semplice ed evidente. Poi si torna a casa e tutto diventa impossibile. Perché? Ok, intanto è un'estremizzazione, no, del concetto, però capisco cosa vuoi dire. E questo dimostra la validità dei concetti che
che porto e che portiamo avanti, no? Quando dentro di te ci sono le cose giuste, sei in grado di fare qualsiasi cosa. Quando dentro di te c'è qualcosa, non ci sono le cose giuste, si restringe il campo di possibilità. Chiaramente, quando ci incontriamo, facciamo una vera e propria programmazione, no? Su tutti i livelli, no? E quindi è chiaro che ti predispongo nella maniera giusta, no? Cioè ti programmo nel modo giusto, ma tu ti programmi ogni secondo, quando esci per strada e ascolti le persone ti stai programmando, quando non sei cosciente sotto, ritornando al telegiornale, e in macchina senti il telegiornale, ti stai programmando, stai abbassando la tua energia. Quindi si tratta proprio di tenere il focus. Il problema non è quando stai dentro, il problema è quando vai fuori. Ci vuole semplicemente la capacità di restare lì, restare su quel settaggio. Come si fa? Io ci metto del mio, nel senso che tutto quello che faccio è fatto apposta per impegnare il minor tempo possibile, no? Perché anche io ho degli impegni, anche io vado di fretta nella media, insomma, no? Voglio dire, non è che sono, non vivo da asceta e non, insomma, ci siamo capiti. Quindi il segreto è fare quel poco al giorno, basta veramente poco, basta veramente, ritorniamo ai 3 minuti, no? Veramente bastano 3 minuti al giorno, con qualche piccolo accorgimento, per restare lì. È chiaro che se l'idea è faccio questa cosa e poi non devo fare niente, ti stai riprogrammando, cioè, è da capire questo, che agiamo sempre per via di condizionamenti, o ti condizioni tu o ti condiziona quello che c'è intorno, e quindi a te la scelta. Oggi c'è veramente qualsiasi possibilità per continuare a programmarsi, leggere un buon libro. Sul Giardino dei Libri è il paese dei balocchi, come dico io, quindi ne potete trovare quanti ne volete. C'è la possibilità di ascoltare degli audio, c'è di fare un piccolo esercizio di 3 minuti, cose che 15-20 anni fa magari non c'erano. Quindi ecco, la risposta e la riassumo è proprio questa, cioè avere la consapevolezza di restare centrati, e per farlo basta veramente poco. Un piccolo, se me lo permetti, un piccolo cambio di paradigma è proprio questo. A volte le persone pensano lì dentro era più facile, no, è lì fuori che è più difficile, perché se non ti porti questa ancora, se no è uguale, fuori è uguale a quando stai dentro. È vero, è questo, sì. Bene. Allora, come 9:30, dai, facciamo ancora qualche altra 9:30, domanda. 9:30, sì, ci sono. Per me è passato molto velocemente. Sì, veramente. Mi anche, sento a casa e ti anche ringrazio. Per me, no, grazie a te. Grazie. Sono molto contenta e felice. Allora, Danilo, questa è una domanda carina che anch'io ce l'avevo lì, ha detto prima o poi, magari alla fine se non la fa nessuno la faccio, perché dice, ci anticipi che cosa ci sarà? Il tuo nuovo libro? Scherzo, ovviamente l'ha fatta Danilo questa domanda. Danilo, sì. Sì. Sì, Danilo, con molto piacere. Intanto qualche piccola curiosità, è un libro in cui i capitoli non si chiamano capitoli. Ti disturbo un attimo, ma io ero veramente, cioè mi sono fatta una fotocopia della tua copertina. Della copertina, ecco, sì, la copertina. Però non so se si vede, sì. Tra l'altro è bellissima. Grazie. Energetica, con questo oro, perché proprio volevo qualcosa. Grazie. E quindi sì, è un libro in cui andiamo proprio ad affrontare ognuno di questi temi, ognuno di questi scalini. Non voglio dirvi come si chiamano i capitoli, ma anche quello, se ci pensi, noi scriviamo un libro e scriviamo i capitoli. Perché? Cioè, non c'è scritto in nessun manuale, no? Che bisogna chiamare, è una forma di programmazione anche quella. E quindi anche in questi particolari sono voluto stare proprio attento a uscire, no? Da questi schemi, no? che ci guidano senza che ne siamo consapevoli. Mi piace definirlo così, questo libro, proprio mi piace definirlo come un viaggio, no? Un viaggio esperienziale in cui si passa da un livello all'altro, in cui non c'è solo teoria ma c'è anche la pratica, perché è come se per superare ogni livello poi dovessi fare un passo pratico, ma tutto ovviamente nel flusso, tutto molto semplice, però per ogni step che si affronta c'è anche il modo di portarlo in pratica, proprio perché non bisogna aspettare di finire il libro per iniziare a vedere i risultati, cioè i risultati si possono iniziare ad osservare da subito, proprio perché fin dall'inizio, assolutamente perché proprio
fatto appositamente per guidare le persone non solo a sapere, che è il primo step, ma al saper fare, no? Quindi a portare a livello di esperienza, che credo che alla fine sia la cosa che vogliamo tutti, insomma. Beh, dai, ci hai svelato veramente tanto, grazie. Devo dire che grazie. Ci hai svelato tanto e ti ringrazio. Penso che Danilo sia contento, però insomma, quando ci sarà il libro poi saremo subito lì a leggerlo. Monica dice, domanda, la mente può tutto, anche per quanto concerne l'autodisciplina? E come? Anche per quanto concerne l'autodisciplina, ma in realtà l'autodisciplina è un concetto, che ha una forma di dualità, no? Questa autodisciplina, cioè noi cerchiamo di essere autodisciplinati perché c'è qualcosa che ci blocca internamente dall'essere disciplinati. In realtà non è qualcosa che dobbiamo costruire, la disciplina, ma è qualcosa che dobbiamo sbloccare. Quindi una volta che tu entri all'interno dei meccanismi, scopri perché non sei così disciplinato, è la verità che non ci devi neanche più pensare, non stai costruendo. Quindi il metodo non va a costruire la disciplina, va a togliere ciò che ti sta impedendo di essere disciplinato. Vedi, è un concetto molto diverso, cioè il concetto non è costruire, ma tirare fuori. Tirare fuori quel qualcosa che c'è già, ci sono livelli inesplorati dentro di noi, no? Dentro ognuno di noi ci sono tantissimi livelli inesplorati. Il problema è che cerchiamo di capirli, no? Però alcuni livelli non li puoi capire, li devi solo sentire, no? E quando fai questo switch dal capire al sentire, ecco lì che il campo di possibilità si allarga e riesci a sciogliere più cose. Ed è proprio in quel momento che smetti di cercare di capire, ma inizi a essere. E quando sei, non devi più fare niente. Mi torna in mente una frase di Osho bellissima, che ha detto: non devi fare le cose con amore, devi essere amore, perché quando sei amore tutto ciò che fai è amorevole. È vera, bella questa frase, è bellissima. Secondo me passa proprio il concetto, no? Che è tutto lì, è tutto dentro di noi, e bisogna solo sbloccarlo, non costruire ma fare emergere, che è un discorso totalmente diverso. Secondo me è anche più rilassante, perché costruire mi dà della fatica, invece sai che è già lì, lo stai solo bloccando, non lo devi costruire, lo stai solo bloccando. Quindi l'obiettivo di questo libro è proprio questo: renderti consapevole di ciò che ti sta bloccando e permetterti, come dei pirulini, di togliere questi pirulini in modo che ciò che è già lì dentro di te possa emergere in modo del tutto naturale. Che bello. Bene, allora vediamo un po'. Silvia domanda: come si fa a capire qualcosa che desideriamo per abitudine delle sinapsi o condizionamento della società, o qualcosa che veramente è in linea e parte dalla nostra missione? Ok. Ci sono alcune domande che ti puoi fare sicuramente, no? Proprio per quanto riguarda i condizionamenti della società, potresti anche chiedertelo semplicemente, no? Se io abitassi da un'altra parte sarebbe il mio stesso desiderio, il desiderio sarebbe lo stesso. Se io fossi cresciuto con un'altra famiglia, se io avessi altri amici, sarebbe un'altra. Io a volte faccio questo esempio proprio dei condizionamenti invisibili, no? Delle cose che ci piacciono. Noi siamo in Italia e ci piace il calcio, dici io sono un tifoso di calcio. Però è chiaro che se fossi nato in America sarei magari un tifoso di basket o di football americano o di rugby, insomma, no? E quindi è chiaro che tutti questi condizionamenti sono condizionamenti invisibili di cui non teniamo traccia a livello conscio, perché non possiamo tracciare tutto quanto. Quindi la domanda da farsi è proprio questa, cioè identifica i tuoi timori, no? Cioè se hai timore che sia un condizionamento della società, dell'ambiente, dell'ambiente che ti circonda, eccetera, eccetera. Quindi fatti proprio queste domande, cioè se abitassi in un altro posto del mondo il mio desiderio sarebbe lo stesso, se avessi avuto altre amicizie, se avessi un'altra cerchia di influenza, e già vedrai che queste domande si dipana sicuramente. Poi è chiaro che se riesci a scendere a un livello più profondo lo senti dentro, no? Perché quel qualcosa che vuoi ti vibra dentro in maniera assolutamente diversa, no? Quindi bella questa, ti vibra dentro. Ti vibra dentro. Allora, facciamo un'altra. Giulia, come si esce da uno schema mentale? Ottima domanda, Giulia, riconoscendolo e smontandolo da dentro. Riconoscendolo e smontandolo da dentro. Riconoscendo l'origine di questo schema
e impedendo che venga attuato. Poi, se parliamo di schemi, ci sono sicuramente gli schemi mentali che sono più semplici, tra virgolette, no? Da cambiare, perché sono a un livello piuttosto vicino, no? A quello razionale, quindi riusciamo ad individuarlo. Diverso è il discorso sugli schemi emozionali. Noi andiamo avanti portando avanti un copione, che è il copione della nostra storia emozionale, quindi creiamo intorno a noi situazioni e ci raffrontiamo con le situazioni seguendo un personaggio che nulla ha a che fare, come dicevo, no? Con ciò che riteniamo reale. Quelli sono un attimino più complessi da vedere. Perché ad esempio una persona per esempio che sul lavoro ha difficoltà, adesso faccio il primo esempio che mi viene in mente, no? Per una persona che ha difficoltà sul lavoro, magari con il suo capo, magari la difficoltà potrebbe non essere quella delle competenze, così come non quella dell'atteggiamento mentale, perché ce la sta mettendo tutta, ma potrebbe essere la causa un conflitto emozionale derivante da un conflitto con le figure maschili, per dire, no? E quindi si è fissata una memoria. Che dice fai attenzione alle figure maschili e tu puoi fare quello che vuoi con l'atteggiamento mentale, ma non comanda lui, comanda qualcos'altro che sta sotto, no? È come dire a una persona che ha paura devi stare calmo, no? Dice devo stare calmo, ho capito, però c'ho paura, lo devi andare a smontare su quel livello, scendere a quel livello. Come si fa entrando in contatto con quel livello? Quindi alla base di tutto c'è la consapevolezza, cioè quando sei consapevole del tuo schema, allora puoi cambiarlo su quel livello. Bene, interessante. Andiamo avanti? Ancora un Avanti, io ci pochino? sono, sì. Una delle ultime, facciamo una delle ultime così. Allora, Giorgio, quali credenze pensi che siano più funzionali per accrescere la propria autostima e il carisma personale? Ce n'è una molto forte, che la tua mente può tutto. Che la tua mente può tutto. Ma è sicuramente, cioè essere all'interno di uno spazio di possibilità, ci dà veramente quella sensazione di poter fare ogni cosa, no? Senza che questo poi trabocchi in egocentrismo. Noi stiamo parlando proprio di tutta un'altra cosa, insomma, no? Non stiamo parlando di ego, stiamo parlando della consapevolezza che se vuoi, puoi fare qualsiasi cosa, puoi ottenere qualsiasi tipo di risultato, puoi veramente far tutto, anche a livello di carisma. È la stessa cosa, il carisma non è una cosa che si costruisce, perché quando è costruita non è carisma, è qualcosa che le altre persone sentono. Il carisma è quando tu, non è quando sei in una stanza e le persone riconoscono che hai carisma, è quando te ne vai e sentono ancora quell'energia, quello è carisma. Però ti rendi conto che stiamo parlando di un'altra cosa, non stiamo parlando di qualcosa che si può costruire, ma di qualcosa che emerge. Il carisma anche nasce dalla sicurezza, no? Nei tuoi mezzi. Quindi io, a prescindere da tutto, credo che la consapevolezza più grande, diciamo così, la convinzione più grande è proprio questa, di questo campo di possibilità, in cui abbiamo la consapevolezza di poter fare qualsiasi cosa andando a lavorare sui punti giusti. Bene, io in base a questa tua risposta che la tua mente può tutto, direi che chiudiamo con questa domanda che ci ha fatto Giorgio e volevo ricordare a tutti quelli che ci hanno scritto, che dicevo prima che erano veramente in tanti, questo grande evento che è il live, che è il 16 giugno, per cui tra un mese, pochissimo insomma. Per cui abbiamo sempre la slide che voi potete vedere e leggere e prendervi appunti, che poi dopo comunque ritroverete domani nella registrazione di questa sera sul nostro sito, nella pagina home page del Giardino dei Libri, dove ci sarà la registrazione di stasera e tutte le informazioni che vi stiamo dando, in maniera che così se vi sfugge qualcosa domani potete risalire, poi potete comunque chiamarci, mandarci mail, eccetera, noi vi risponderemo senza problemi. Per cui l'evento live La tua mente può tutto. Ci sarà domenica 16 giugno al Pala Congressi di Rimini dalle 10 alle 18 e la registrazione apre, le registrazioni per far sì che non, siccome che ci saranno più di 2.000 persone, anche più, sicuramente anche 3.000, inizierà alle 8.30.
L'iscrizione scontata fino al venerdì 24 maggio. C'è questo notevole regalo che vi facciamo e mi raccomando, fino a venerdì 24 avete questi notevoli sconti che invece di 124 euro per un ingresso singolo pagherete solo 97 euro. E invece per due persone al posto di 248 euro, questo è fantastico, pagate semplicemente 147 euro per due persone. È veramente cioè, un Proprio bel io lo considero contributo per le proprio, sì, persone. anche un invoglio a condividere proprio, Sì. no? Proprio per il discorso che facevamo prima, no? Per poi vedere le stesse cose insieme alle persone che si hanno accanto, no? E questo, mi raccomando, è fino a venerdì 24 maggio, ok? Compreso nel biglietto d'ingresso ci sarà, come vedete nella slide, allora, una copia del libro nuovo, La tua mente può tutto, materiali del corso, creazione del proprio metodo personalizzato, questo è Assolutamente. interessantissimo. E poi una cosa molto molto interessante è la soddisfazione garantita al 100%. E questo mi sembra che Sì, volevamo proprio mettere le persone proprio a agio, proprio no? agio, Quindi sì. questo significa che chiunque può venire, come dico io, il rischio me lo prendo io, no? Ce lo prendiamo noi, nel senso che le persone possono venire se a metà giornata non sono soddisfatte di quello che stiamo. Di quello che stanno vedendo, rimborsiamo tutto totalmente al 100% Fantastico. senza neanche bisogno di dare delle spiegazioni. Tutto qui, insomma, mi piace proprio condividere da questo spazio di onestà anche intellettuale, insomma, quindi Ma sicuramente io sono sicura che non succederà, perché io ti grazie. sento, sento la tua energia, quello che hai detto e ci hai trasmesso, in base anche a tutte le domande che ci hanno fatto, che tu gentilmente hai risposto, è veramente di amore, amore Grazie, puro. grazie Rosa, grazie, grazie. Sono Bene. stata a casa, quindi grazie. Io, se mi permetti, Italo, ricordo il prossimo webinar Assolutamente. che abbiamo mercoledì 22 maggio alle ore 19 questa volta, e avremo Al Elrod. Il tema della serata sarà The Miracle Morning. Anche questo libro ha avuto un grande Bellissimo. successo, ha accettato il nostro invito e anche per lui sono Assolutamente contenta che è consigliato, qui con direi. Sì, noi. sì. E come sempre vi chiedo se vi è piaciuta questa serata, siete stati in compagnia con Italo, con me, e poi dietro abbiamo tutto il nostro staff sia qui e sia a Milano, Spettacolare, giusto? Milano, sì. Milano. E se volete lasciarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook, ci fa piacere come sempre leggere dei commenti, delle critiche, perché no, dei complimenti, dei saluti. Insomma, se volete potete lasciare questi commenti, a noi ci fa veramente molto molto piacere. In più potete lasciare il vostro commento anche domani, quando ci sarà la registrazione, e potete mettere quello che volete, scrivete quello che volete. Poi, infine, se volete contattare Italo, potete vedere, abbiamo messo anche qui la slide dove potete anche scrivere anche qui tutti i siti dove potete contattare per tutte le informazioni per il live che ci sarà il 16 giugno, e tutto quello che volete sapere, come arrivare, anche come dormire, forse avete Sì, fatto. assolutamente. Sì. Qualsiasi informazione saremo Qualsiasi felici informazione di che rispondere. possono domandare, voi siete in Assolutamente. grado di rispondere. E poi Rimini è bella. Rimini è bella, poi sì. Poi Abbiamo il mare, bella, dai. c'è il giardino dei libri, quindi bisogna sicuramente Grazie. vederla. Tutto bello, tutto Tutto è meraviglioso, bello. però io amo la Romagna. Bello, bello, si sta Mi sembra bene. anche te, no? Anche io sono Ultimamente. qui, come sai, da un paio di È anni, però insomma vero. mi sento a Possiamo casa. svelarlo questo, Sì, possiamo. possiamo Ok. dirlo, Ero un possiamo po' dirlo. Sì, titubante, perché. possiamo dirlo, Bene. sì. Ho È trovato diventato il mio habitat romagnolo. naturale, sono diventato romagnolo anche io, esattamente. Bene, allora, grazie a Italo per essere stato qui da noi, grazie a tutti voi, e li aspettiamo tutti al live a Rimini, vi aspettiamo con gioia, con amore, con entusiasmo, con tutto quello che Italo ci ha trasmesso questa sera in questa bellissima intervista. Ti ringrazio di nuovo di Grazie cuore, ancora Rosa. grazie, grazie, grazie. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, buona serata e al prossimo webinar. Grazie a tutti, Ciao. grazie. Ciao Italo, grazie. Grazie mille.